Dopo Fano e prima di Recanati, il tour marchigiano di Roberto Fico, esponente di spicco del Movimento 5 Stelle e presidente della commissione di vigilanza sulla RAI, ha toccato Pesaro. Molta gente nella sala grande dei convegni della Pescheria Vecchia. Ecco i dettagli. Stupisce il locale, una vecchia pescheria di primo 800 trasformata in spazio espositivo e di convegni. Colpisce la partecipazione numerosa e appassionata di tanti attivisti, ma anche di curiosi chiamati a Pesaro dal Movimento 5 Stelle ad incontrare Roberto Fico, il parlamentare locale Andrea Cecconi e tutto il gruppo dirigente cittadino del Movimento. Tanti interventi, tutti brevi, e riaffiorano nelle domande del pubblico i temi classici di 5 Stelle, la lotta agli sprechi, la difesa dell'ambiente e della salute, i privilegi della casta, le richieste di elezioni immediate, la politica lontana dalla gente, ma anche la speranza di un cambiamento che non è sfiorita. Non abbiamo mai fatto i comizi da partito politico, ma siamo sempre in mezzo ai cittadini. La partecipazione è stata veramente sorprendente questa mattina e ogni volta che facciamo nuove assemblee c'è sempre più gente. Questo ci dà certamente un forte stimolo, specialmente a Pesaro, dove la città è sempre stata in mano alla sinistra. E forse in questo momento la forza del cambiamento sta diventando reale. Nei giorni della crisi di governo resta fortissimo l'attacco al presidente della Repubblica Napolitano e al presidente della Camera Boldrini. Se ne fa interprete Roberto Fico, presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi. Abbiamo un gruppo parlamentare, dei gruppi parlamentari fuori dal controllo, un presidente della Repubblica che non fa più il presidente della Repubblica, così il presidente della Camera, e c'è un sindaco che vuole diventare premier. In tutti questi giochi di palazzo i cittadini non esistono, non vengono presi in considerazione. Noi dobbiamo urgentemente tornare alle elezioni per rilegittimare un Parlamento e far vincere i cittadini. Le è piaciuta Pesaro? Sì, mi è piaciuta. L'ha governata sempre la sinistra, da 60 anni. Ma manca poco e questa città uscirà dal buio e vincerà il Movimento 5 Stelle.